Lo dicono tutti che per frequentare in maniera corretta il digitale c'è bisogno di una serie di competenze che si acquisiscono sui libri di carta e sulle storie in genere. Dopo la pandemia, i collegamenti a distanza, le lezioni in DAD, i ragazzi riscoprono il valore di un libro di carta, che non significa abbandonare la tecnologia, ma avere gli strumenti per poter fruire in maniera corretta di quelli digitali. Per questo, ad una settimana dalla festa per i 10 anni della libreria Aretina La Casa sull'Albero, abbiamo deciso di raccontare un progetto di accompagnamento alla lettura che questa realtà, tutta al femminile, porta avanti all'interno della scuola media Francesco Severi. È un progetto di educazione alla lettura, è un progetto che avvicina i ragazzi delle scuole medie, in questo caso, ai libri, facendoli diventare degli oggetti vivi e facendo sì, come in questo caso, che la biblioteca diventi un luogo di divertimento e di dinamismo rispetto al libro, per farlo uscire un po' da quella cornice un po' fissa e imbalsamata. 10 titoli perché vogliamo che tutti i ragazzi, ognuno di loro, trovi il libro che fa al caso loro. I ragazzi leggono e poi affrontano una serie di prove che riguardano i libri che hanno letto e gli autori che li hanno scritto. Domanda 4. Come ci ricorda Federico Taddia, è nata in via delle 100 stelle, i genitori di Marguerite Hack avevano abbracciato il buddismo. È vero o falso? Una sorta di torneo che coinvolge tante classi della scuola e che li accompagna quindi da inizio anno fino alla fine. Quindi il libro diventa proprio il centro della didattica e accompagna i ragazzi tutto l'anno. Come si chiama il luogo dove si ritrovano per riposare Piccina e gli altri donatori di sogni protagonisti del libro Ghost Summer? È in un gruppo. Cumulo. In un cumulo. Bene, bravi, passiamo alla terza domanda. Questa festa come si concretizzerà? Allora, la festa inizia il 25 marzo con una parata che organizziamo in collaborazione con l'associazione Sosta Palmizzi, che è un nostro partner dall'inizio, insomma dall'apertura della libreria, e quindi faremo una parata per le vie del centro in nome di Gianni Rodari, che è un autore insomma che non ha bisogno di presentazioni, e poi festeggeremo in libreria con un brindisi di auguri, con un firmacopie con Arianna Papini, che è una grandissima illustratrice che per l'occasione ci viene a trovare, e poi inizieremo un programma di attività serrato e ricchissimo per questi 10 anni con un aprile dedicato al giallo, i festeggiamenti per il centenario di Italo Calvino, d'estate con la Regione Toscana e la Città dei Lettori, tornano i nostri racconti sotto la tenda, quindi cerchiamo di festeggiare con tutta la cittadinanza con una programmazione ricca che coinvolga dai bambini piccolissimi, 18 mesi, fino ad arrivare agli adulti che hanno voglia di approfondire la letteratura per bambini e per ragazzi.